Ed eccoci a un nuovo appuntamento di Viaggiamo in Sicilia. Oggi siamo a Castellammare, a pochissimi metri dal Porticciolo, e questa è Casa Vacanze Le Magnolie. Ma andiamo a vedere subito di che si tratta. Andiamo a conoscere i proprietari. Sono qua con il nostro amico, il proprietario. Ciao, come stai? Ciao. Siamo. Allora, lui è Mario, è il proprietario di Casa delle Magnolie, Castellammare. Ci dici qualcosa di più delle tue proprietà? Perché so che comunque sono qua sorge, sì, c'è questa qua di fronte che con soppalco. Quindi tutto di quanti appartamentini disponibili? Per 5 appartamenti. Questa, tutti indipendenti? Sì, sono monolocali e bilocali, tutti indipendenti. Tutti indipendenti. Sì. E qua viene utilizzato spesso anche per 4 persone, perché c'è possibilità, essendo 2 mani, c'è possibilità di un letto, di un divano letto matrimoniale. Siamo nel pieno centro storico, c'è la villa, il palazzo comunale, i ristoranti, i pub. Quindi fra l'altro qui abbiamo un sacco di divertimenti a Castellammare, abbiamo pub, abbiamo i locali, cioè abbiamo le discoteche accanto, abbiamo pizzerie, discoteche, sì, c'è un po' di tutto. Spiagge, comunque lo scenario è veramente bellissimo, il mare è da urlo, neanche a dirlo, turisti, 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 turisti. Sì. Ti lascio bigliettini qua, grazie per l'ospitalità, cordialità di tutti i gentili. Queste con te, perché vuol dire che qua ci stanno bene, giusto? Queste sono le più grosse soddisfazioni. Poi, quindi lo puoi dire che hai un posto veramente dove la gente viene, viene in maniera contenta. Cerchiamo di perché per me l'ospite è sacro, lo dico, e questo è importante. Insomma, cioè, ragazzi, che altro dire? Io voglio ringraziare Mario Maltese, il titolare, invitiamo i nostri ospiti a venire a Castellammare. A Castellammare perché? Perché si mangia bene? Perché si mangia bene, perché abbiamo un bel mare, avremmo pure la possibilità di escursioni in montagna. Sappiate che a Castellammare abbiamo pure le terme. C'abbiamo le cassatelle. Le terme si gestano, le cassatelle come prodotti tipici, le cassatelle e i cannoli di Zio Turiddo. Zio Turiddo assolutamente da provare. E sono cannoli chilometrici, pure se si può mangiare a pranzo. Tra l'altro questo è, ricordiamo a tutti quanti gli ascoltatori che è un punto strategico, perché Castellammare è al centro tra Palermo e Trapani, quindi San Vito Lo Capo, Scopello, la riserva dello Zingaro, Erice, Alcamo, la stessa Baia di Guadalupe, Alcamo, quindi da qui si va dappertutto a girare chi vuol visitare questa zona della Sicilia, questa bellissima zona della Sicilia. Detto che sei cordiale, qua ti ringraziano. Allora, vai a offrire il caffè. Io mi vado a prendere il caffè con Mario. Non ci sarà davvero, a disposizione. Oh. Insomma, qua ci sto bene. Il caffè è buonissimo. Spero di averlo fatto bene. Da Viaggiamo in Sicilia è tutto. Salutiamo Mario. Arrivederci. Ci vediamo qui a Castellammare. Arrivederci.